direttore di National Geographic Italia, benvenuto, grazie di essere con noi, della rivista Le Scienze, fisico, giornalista, fotografo, scrittore. Allora, approfitteremo delle foto del National Geographic per fare un viaggio nei luoghi più incontaminati ed estremi del pianeta, giusto? Giusto, giusto, è il nostro mestiere, la nostra missione, tutto quello che ci piace fare e come la National condividiamo. Geographic. Viaggi impossibili, allora, i luoghi più estremi della Terra. Questa è una zona vulcanica in Etiopia. Guardate, guardate che belle queste foto. Sì, questa è la depressione della Dankalia, per la precisione. Quella che noi chiamiamo depressione della Dankalia, questo è un cratere ed è uno dei luoghi più inospitali del pianeta, un posto dove normalmente di media ci sono 30 gradi di temperatura, di media annuale. D'estate fanno anche 50 e qualcosa di più, uno dei luoghi veramente più inospitali e tremendi della Terra. Ecco, guardatelo in quest'altra, qui la vita è impossibile, almeno è impossibile per l'uomo. Guardate quest'altra immagine. All'apparenza è impossibile, una regione tra l'altro vulcanica, una regione piuttosto difficile. In realtà ci abita una popolazione, gli Afar, una popolazione abbastanza bellicosa, sono pastori seminori, abbastanza bellicosi per forza di cose. Si sale il nervoso. Insomma, diciamo che l'uomo alla fine è riuscito a colonizzare qualsiasi area del pianeta, le regioni più difficili, più estreme, siamo riusciti ad andare veramente da qualsiasi parte. Andiamo in America Latina, non sembra dalla foto, ma è il luogo, leggo, più arido del pianeta, Atacama in Cile, eccolo qua. Sì, quella è una parte della cordigliera delle Ande, siamo nel deserto di Atacama, che è uno dei luoghi, anche qui, più inospitali e terribilmente aridi del pianeta, tanto che ci hanno costruito diversi osservatori, ci costruiscono degli osservatori perché lì in realtà l'aria è anche estremamente rarefatta, è molto in alto e ci sono gli osservatori dello European Southern Observatory, i migliori telescopi del mondo si trovano in quella zona. Per cui ci sono degli abitanti persino lì. Persino lì. Ci hanno provato i rover per mandarli su Marte. Ah sì. Zaire, vulcano Kimanura. Guardate il vulcano. Questa è una meravigliosa foto di un fotografo tedesco, Carsten Peter, che si è specializzato in vulcani. In questa regione estremamente vulcanica, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, però la regione del Virunga, quella dove ci sono gli ultimi gorilla di montagna, ovviamente non così vicini ai vulcani, ai piedi dei vulcani o quasi ai piedi c'è la città di Goma, che è stata anche colpita da una disastrosa eruzione pochi anni fa. Invece andiamo nel Nepal, l'Everest, questo è un grande classico, diciamo. L'Everest è un grande classico, conquistato nel 1953 da Edmund Hillary, e uno dice sarà un posto dove non va nessuno. Solo quest'anno per la stagione primaverile ci sono state 400 prenotazioni di alpinisti e ormai periodicamente bisogna che vada su una spedizione a ripulirlo per l'immondizia che ci lasciamo, per cui è una cosa abbastanza spaventosa. Esistono dei posti inesplorati sulla Terra, dei posti dove nessuno è mai andato? Allora, proprio inesplorati ormai non c'è rimasto niente, a parte che siamo 7 miliardi e mezzo e occupiamo parecchio spazio. Ci sono posti che conosciamo poco e che sono stati poco studiati magari, ma qualcosa di ancora disabitato, nel senso che non ci si abita in permanenza, però in realtà ormai siamo ovunque. Però le realtà, quelle dei film, l'angolo della foresta in cui nessuno è mai stato e trovi gli animali che nessuno ha mai visto. L'angolo c'è, ma prima o poi passa qualcuno. Anche in quell'angolo. Allora, ghiacciaio di Taylor nell'Antartico, eccolo qua. Sì, questa è un'immagine appunto della terra meno, come dire, meno abitata del mondo, l'Antartide, quella che non dovrebbe essere abitata per niente. L'Antartide è il Polo Sud. L'Antartide è il Polo Sud, sì. Intorno al Polo Sud c'è questo continente grande una volta e mezzo l'Europa, insomma, completamente ricoperto dal ghiaccio. In realtà anche lì ormai ci sono decine di stazioni di ricerca permanenti, perché l'Antartide è uno dei luoghi più interessanti per studiare la storia del pianeta. Guardate anche ghiacciaio Taylor. E alla fine, durante la stagione estiva al Polo Sud ci sono 4.000 abitanti in Antartide. Per cui c'è qualcuno pure lì. Ah, insomma, è un bel paese. Questo è l'altro ghiacciaio dell'Antartide. E andiamo invece al Polo Nord, l'Artico. L'Artico che caratteristica ha? L'Artico, quello è disabitato, eccolo qua, perché in realtà non è coperto, non ci sono terre emerse. Questa è un'immagine dell'Alaska, che è una delle parti che si affacciano sull'Artico. L'Artico è straordinariamente importante oggi perché insieme all'Antartide è la regione in cui si sente di più il cambiamento climatico. Proprio stamattina le notizie di stampa dicevano che un professore di Cambridge ha previsto che già a settembre di quest'anno tutto l'Artico, il mar glaciale artico, sarà
completamente privo di ghiaccio e sarebbe la prima volta in epoca storica. Guardate, quest'altra immagine sempre dell'Alaska ci fa rendere conto anche di quello che sta sì, qui c'è una natura dicendo. Straordinaria e incontaminata. Cosa comporta questo scioglimento dei ghiacci? Beh, lo scioglimento dei ghiacci comporta anzitutto che ci siano 3-4 paesi, almeno probabilmente più di 3 o 4, ma intanto comunque Stati Uniti, Canada, Russia e Danimarca, che è proprietaria della Groenlandia, che si stanno affacciando sull'Artico per sfruttare risorse petrolifere. Ovvero il fatto che sia privo di ghiacci tutto il mar glaciale artico favorisce la possibilità di costruire piattaforme. Ah, cioè non ce ne preoccupiamo ma ne approfittiamo. E di sfruttare risorse importanti, anche in Alaska ci sono importanti risorse di gas e di petrolio che già l'amministrazione Bush voleva cercare di sfruttare, ma fortunatamente sono riusciti a fermarli, probabilmente non per molto tempo. Abbiamo scoperto la terra di Francesco Giuseppe in Russia, guardate questa immagine. Qui siamo, sì, sempre nell'Artico, questo è un arcipelago di isole meravigliose, sono ragionevolmente vicine alle Svalbard, un po' a est, insomma, sopra quella che noi chiamiamo Siberia, che poi è una regione non ben definita che va dall'Europa fino all'Oceano Pacifico, e questo è un gruppo di isole particolarmente importante perché è uno dei mari più incontaminati del mondo, c'è una ricchezza di fauna straordinaria che tra l'altro la National Geographic Society sta studiando con un'iniziativa veramente importante, stanno studiando i mari più incontaminati del mondo con questa Pristine Seas Initiative, cercando anche di convincere gli stati che si affacciano su quei mari a istituire nuove riserve naturali. Okay. Iniziativa sicuramente lodevole, spostiamoci al caldo, riserve verdi del pianeta. Allora, parliamo di foreste pluviali, questo è il fiume Baram nel Borneo, in Indonesia. Delle foreste pluviali si parla sempre, no? Perché sono fondamentalmente luoghi tra i più importanti, anche soprattutto per la biodiversità. Purtroppo l'Indonesia, questo è il Borneo in particolare, è stato in gran parte deforestato negli ultimi anni per far posto alle coltivazioni, per sfamare una specie che è estremamente invasiva, che si chiama uomo, un predatore da 7 miliardi e mezzo di abitanti. Particolarmente poco rispettosa. Andiamo in Brasile, la zona di Amapá, perché ti voglio fare una domanda. Sono luoghi comuni quelli che dicono, ecco, l'Amazzonia è il polmone verde del pianeta? No, in realtà quelle foreste, ecco. Quelle di prima in Indonesia, le foreste equatoriali dell'Africa e la foresta amazzonica sono veramente i polmoni verdi del pianeta e poi sono fondamentali per la biodiversità, perché in realtà sono i luoghi dove abitano più specie del pianeta. Noi pensiamo sempre all'orso polare quando pensiamo all'estinzione. In realtà oggi come oggi stimano i conservazionisti che ci sia un tasso di estinzione 1000 volte più alto che in periodi normali, e quello è per causa nostra. Oggi è uscito da poco un libro di Edward Wilson, che è un importantissimo biologo e naturalista, che dice che dovremmo lasciare mezzo pianeta completamente abbandonato alla natura per salvare l'80% delle specie che ci sono. Non so se ne saremo capaci, però è un auspicio che dovremmo cercare di mantenere. Almeno un pezzettino. Guardate che bella questa foto scattata nel nord del Congo. Dove siamo? Qui siamo nel nord del Congo, il Congo francese, quell'ex Congo francese, la Repubblica del Congo, e siamo durante una spedizione straordinaria di qualche anno fa. La foto è del fotografo Mike Nicholson, un fotografo storico del National Geographic, che insieme a Michael Fay, un biologo e naturalista, ha girato per 6.000 chilometri, per quasi un anno e mezzo, per cercare di scoprire le zone ancora più libere del Gabon e del Congo, insomma tutta l'area del bacino del Congo. Quando sono tornati, sono andati a parlare con l'allora presidente del Gabon e l'hanno convinto a istituire 13 nuove riserve naturali. Quindi è una spedizione che ha trovato qualcosa. Una spedizione che per fortuna ha avuto successo. Gli oceani, dunque, abbiamo visto Polo Nord, Polo Sud, foresta amazzonica a deserto, luoghi in cui sopravvivere per l'uomo è molto difficile. Adesso vi faccio vedere gli oceani, che sono fondamentalmente i luoghi più esplorati di tutti. Nelle terre emerse ormai abbiamo trovato tutto, in realtà gli oceani sono il posto dove dobbiamo ancora scoprire moltissime cose. Non sappiamo per esempio quanti mammiferi marini ci siano negli oceani, non abbiamo una stima serissima di quante orche, quanti capodogli, quante balene. Queste sono le isole Desventuradas. Le isole Desventuradas in Cile, che però non sono Desventuradas, diciamo, ma sono straordinariamente belle. Desventuradas perché non sono mari particolarmente navigabili, insomma, non sono dei migliori.
vennero chiamate così. Invece l'isola di Palau è nell'Oceano Pacifico, non vicino a Olbia, sì, come verrebbe da qui. Straordinaria bellezza, siamo nelle aree della Micronesia, della Melanesia, dove appunto questa iniziativa, questa Pristine Seas Initiative, che è stata avviata da Enric Sala, un bravissimo biologo marino spagnolo, si propone proprio di istituire nuove aree protette in mare, perché in realtà abbiamo buone aree protette sulla terraferma, ma nelle aree più importanti degli oceani non abbiamo una buona qualità da questo punto di vista. Anche le Nazioni Unite si propongono di arrivare entro il 2020 al 20% di aree protette, ma fino a un paio d'anni fa erano solo il 4%. Ultima tappa del viaggio nei luoghi estremi, andiamo nell'isola di Rapa, Polinesia Francese. Sì, e questi sono appunto i luoghi dove c'è la più straordinaria biodiversità marina. Per cercare di salvare questa biodiversità, anche perché in realtà anche le aree marine sono state sottoposte a una pesca sfrenata, certo, negli ultimi 30-40 anni, anche a volte la pesca di squali come quello che vediamo nelle immagini, per cui dobbiamo cercare di stare un pochino più attenti anche al nostro stile di vita, al modo in cui mangiamo, ci nutriamo, per cercare di evitare di svuotare completamente il pianeta dalle altre specie, perché da soli non potremmo vivere. Grazie per questo splendido viaggio, Marco Cattaneo, National Geographic, grazie per essere stato con noi.